Questa è la settimana della consapevolezza sull'autismo, tante iniziative già partite lunedì scorso che proseguiranno per tutta la settimana. Noi ne parleremo questa sera con Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus, che è qui con noi. Buonasera. 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 Settimana della consapevolezza dell'autismo, come detto, partita in tante città già lunedì con il famoso Millumino di blu, dove sì. Tante città sono state illuminate di blu, anche qui a Teramo, il nostro Duomo, la nostra cattedrale, il campanile, per iniziare insomma una settimana che poi si concluderà con tanti eventi, poi diremo anche quali, ma soprattutto c'è un altro evento importante a Teramo che è relativo alla proiezione, c'è stato anche nei giorni scorsi all'Aquila, di Tommy e gli altri, che è un evento particolare. Intanto è un film, un documentario di Gianluca Nicoletti che racconta una storia particolare. Sì, dunque, come dicevi Daniela, il 2 aprile è questo periodo particolare in cui si... È la giornata. È la giornata ed è un periodo che diventa ogni anno sempre più dinamico, sempre più intenso, sempre più ricco di iniziative specifiche e molto, molto coinvolgenti. Questo del film documentario voluto da Gianluca Nicoletti è un film che ha coinvolto la nostra regione, cioè ha interessato diverse famiglie, ed è a nostro parere un film che racconta la vita concreta delle famiglie con autismo. Spesso ancora oggi è possibile percepire solo alcuni aspetti della vita quotidiana, lasciando magari celati o comunque appena percettibili gli aspetti un po' più difficili, un po' più complicati. Questo film invece permette alle persone che lo vedono di essere inserite all'interno della vita familiare di queste persone, di queste situazioni strane, e mostra anche nella sua interezza la diversità, la grande varietà dell'autismo di queste famiglie, perché ci sono ragazzi, adulti, ragazze, ragazzi, sono delle differenze davvero enormi, tant'è che il neuropsichiatra Luigi Mazzone, che viene intervistato anche nel film, che lavora e vive a Roma, parla di autismi. Ed è la stessa di più autismi. Esatto, di autismi, nel senso che sono, allora, l'autismo è la corretta definizione è spettro autistico, uno spettro talmente disturbo ampio. Disturbo dello spettro autistico. Disturbo dello spettro autistico vuol dire che insomma un'ampiezza molto pronunciata. Certo, ti interrompo perché sì. Cosa dice il dizionario? Se noi andiamo a cercare su Google, digitiamo autismo, la prima cosa che esce proprio su Google è la perdita del contatto con la realtà e la corrispondente costruzione di una vita interiore propria, che viene anteposta alla realtà stessa, è frequente nella schizofrenia e in alcune psiconevrosi. Attenzione, autismo infantile, disturbo che si manifesta nei primi anni di vita, caratterizzato dal mancato sviluppo di relazioni sociali ed affettive, difficoltà nell'uso del linguaggio, apatia, ripetitività nei giochi e rigidità nei movimenti. A noi ci sembra un po' riduttiva questa definizione, che pure è la prima definizione che esce, quindi se nessuno sa cos'è l'autismo, trova questa definizione in rete. Allora, tu hai estratto una... Eccola qui, tra l'altro la regia Gianluca Lezioni prontamente è andata. Intanto lì manca una cosa importantissima, è che tutto l'autismo infantile prima o poi diventa autismo adulto. E non viene citato, minimamente in questa cosa. Questo è l'esempio, cioè questa analisi a cui chiunque è dotato. A noi sembra molto riduttiva, ricordiamo. Assolutamente è molto riduttiva, ma è anche quello che accade purtroppo, che può generare spesso degli errori di valutazione da parte anche dei genitori, perché non sempre la scienza è contenuta da Google o da ricerche di questo tipo, quindi quella definizione è troppo riduttiva, troppo stringata. Bisogna affidarsi a persone competenti ed esperte che studiano per decenni, che si mantengono in aggiornamento costante. E bisogna, io dico sempre alle nostre famiglie, a chi incontriamo sulla nostra strada, che il genitore deve rimanere a fare il genitore, l'esperto deve fare l'esperto, altrimenti diventano, è come far fare un intervento chirurgico da un artigiano piuttosto che da uno che ha una certa esperienza. Quindi l'indicazione sul termine autismo di Google può essere un primo punto di partenza, ma insomma da lì c'è poco da dire. Poi insomma riallacciarsi a quanto detto
del film. Poc'anzi nel film dove si parla di autismo. Ce ne sono almeno 20 di casi che vengono raccontati nel film e sono davvero uno diverso dall'altro, in maniera completamente, pur avendo delle attitudini e delle similitudini, no? Come le stereotipie, come lo sguardo, eccetera. Però non è affatto vero che non mantengono lo sguardo oculare. Cioè, sono tante definizioni che appartengono a una vecchia nomenclatura ormai completamente rimossa, solo che ci sono tracce perché ci vuole un certo tempo, un certo numero di anni affinché il nuovo che emerge va a sostituire la nozione. Tra l'altro questo film proiettato ieri sera proprio esatto, a Teramo, mercoledì 4 aprile, proiettato proprio a Teramo, prima era stato proiettato se non sbaglio all'Aquila come abbiamo ricordato il 2 aprile. Che è proprio la giornata della consapevolezza sull'autismo. Noi ci vediamo un primo backstage di Tommy e gli altri, il docufilm, il primo, l'1.0. Questo è il primo backstage del docufilm Tom e gli altri, proiettato ieri al cinema Smeraldo. Tra l'altro comunque questo film si è già mosso e si muoverà. Sì, certo, questo film è stato, allora innanzitutto il 2 aprile dello scorso anno è stato presentato al Senato della Repubblica. È stata la prima uscita, diciamo, ufficiale. Sì. Poi questo nel mese di febbraio e marzo è stato oggetto di una campagna riservata alle scuole superiori in tutta Italia. E con il sostegno e il finanziamento del MIUR è stato portato in 20 città italiane, fra cui l'Aquila, e hanno, insomma, è stato, diciamo, interesse di diverse scuole nella nostra regione. All'Aquila hanno partecipato alcune scuole di Teramo e dell'Aquila a questa proiezione, proprio perché il ministro della pubblica istruzione ha ritenuto che questo film potesse essere, diciamo, efficace nella comunicazione nei confronti a ragazzi adulti, coetanei di queste persone con autismo all'interno della scuola. Certo. La scuola superiore è, diciamo, il settore della scuola che può essere anche più recettivo nei confronti. Più recettivo, ma anche quella che ha meno strumenti, perché diciamo che l'elementare, le medie, c'è ancora una situazione di tutela abbastanza marcata delle persone con disabilità. Certo, una certa all'interno fragilità. Ci sono anche gli insegnanti che seguono. Esatto, ma esistono anche nelle superiori, però tra adulti, tra ragazzi, diciamo, adolescenti che diventano grandi, avere la consapevolezza di diverse tipologie di autismo, di questa attenzione particolare, può aiutare il ragazzo a comprendere
qual è diciamo, il senso certo. di rapportarsi con gli altri. Insomma, questo film, tra l'altro, ricordiamo, di Gianluca Nicoletti, Massimiliano Sbrolla. Sì. E Tommy e gli altri, appunto perché ci sono tante tipologie. Sì, già esatto. nel nome spieghiamo. Sì, allora meglio. Tommy è il figlio, è Tommaso, Tommy è il figlio di Gianluca Nicoletti, ma gli altri sono tutti gli altri ragazzi con autismo, ragazze e ragazze con diverse, insomma, differenti ciascuno di loro, in maniera anche abbastanza evidente, con caratteristiche e con ritardi marcati, medio o ad alti Asperger ad alto funzionamento. La ricchezza del film è che mette in evidenza proprio la grande varietà degli autismi e le opportunità che per alcuni di loro sono praticamente del tutto evidenti anche per una vita lavorativa. Il filo conduttore per tutte queste esperienze è che questi ragazzi, una volta adulti, per molti di loro una possibilità professionale può essere sviluppata, creata, però non esiste nella nostra comunità, nella nostra realtà abruzzese ma anche italiana, un percorso specifico per introdurre questi ragazzi a un lavoro, e non esiste purtroppo il tanto diciamo, citato, evocato Dopo di noi. Cioè, quando questi ragazzi diventano adulti, quando la famiglia ormai non c'è più, che fine fanno? Nicoletti dice: saranno destinati tutti alla discarica per essere umani, cioè quelle strutture sanitarie che la nostra regione nemmeno ha, nemmeno è in grado di offrire, e sono pochissime, sono disponibili in poche regioni in Italia, a costi esorbitanti. Certo, poi parleremo anche del modello L'Aquila, okay. perché insomma c'è da dire, infatti, che c'è un percorso fino a una certa età, dopo non si capisce effettivamente bene questi ragazzi che fine facciano. Tra l'altro Dario Verzulli è il papà di una ragazza che è adulta. 22 anni a luglio, 23. 22 anni, una ragazza abbastanza adulta, una ragazza autistica, Virginia. Sì, Virginia. Quindi è un papà in prima linea. Sì, beh, ma è sovente facile trovare nelle associazioni i genitori, diciamo, direttamente coinvolti, perché questo è anche un altro segno del ritardo, del gap del nostro paese riguardo all'attenzione nei confronti delle famiglie con grave disabilità. L'autismo è una frontiera, a mio parere rappresenta diciamo, nella disabilità, quella fascia di disabilità mentale ancora completamente inesplorata e molto poco conosciuta, e quindi si è praticamente costretti a uscire allo scoperto, a scendere in campo, andare sulla frontiera e affrontare difficoltà, perché altrimenti la vita quotidiana diventa assolutamente insostenibile. Io oggi posso essere qui perché mia figlia in questo momento è presso la casa di Michele, il centro diurno a gestione ASL dell'Aquila. La sua attività termina alle 18 e io per le 18.15, 18.30 devo essere a casa, perché altrimenti è un problema. Però questo mi permette a me di essere una persona praticamente normale. Va ancora a scuola, quindi diciamo che durante la fase quotidiana la vita di Virginia è ben organizzata, lei è serena, è solare, è felice. I problemi ci saranno quando Virginia uscirà dalla scuola, quando cominceranno a passare altri anni e quando magari comincerà ad essere necessario un durante e dopo di noi, cioè cosa ne sarà dei nostri figli fra qualche tempo. Quindi tutti i genitori che voi avrete modo di incontrare, che avete già incontrato, sono tutti quanti immersi in questo progetto, in questa visione di futuro. Perché tra l'altro ricordiamo che la legge sull'autismo è recentissima, del 2015, esatto. La legge 134. No, diciamo che la nostra regione, una cosa che a me piace sempre dire è che la regione Abruzzo, abbiamo tante difficoltà e quando ci paragoniamo con le altre regioni, specialmente con quello del nord, siamo sempre, diciamo, a un livello più basso. È l'unico, uno dei pochi casi sull'autismo in cui la nostra regione è assolutamente all'avanguardia. Cioè, la legge nazionale sull'autismo è la 134 del 2015 ed è entrata in vigore nel settembre del 2015. Questa legge istituisce e obbliga a tutte le regioni la creazione dei centri regionali di riferimento per l'autismo, la sigla è CRRA. La nostra regione, il CRRA, ce l'ha dal 1997, per merito della legge regionale numero 92. Quindi in questo campo la nostra regione è assolutamente pioneristica. Sì, ha 20 anni di vantaggio rispetto alla regione Veneto, che ha istituito i CRRA un mese e mezzo fa. Però restano delle grandi difficoltà, perché purtroppo questa accessibilità
ai servizi riabilitativi non è proprio garantita a tutta l'utenza, perché c'è tanta utenza non assistita, cioè in alcuni casi i ragazzi, i bambini non sono nemmeno censiti, non sanno le famiglie come, dove indirizzarsi o quali sono i percorsi che devono seguire, quindi c'è una situazione ancora non definita, non c'è un percorso chiaro che indica alle famiglie le singole tappe che devono essere compiute per arrivare a una presa in carico, cioè all'applicazione di questa legge nazionale e dei nuovi livelli essenziali di assistenza sanitaria. Però io sono fiducioso, le famiglie con autismo si dividono in due tipologie, quelle che si abbattono, quelle che comunque non riescono a trovare l'energia necessaria per combattere tutte queste difficoltà, e quelle che sono anche iperattive. Io penso di appartenere alla seconda. Anche perché hai fondato questa associazione, sì. Autismo Abruzzo Onlus, di cui sei presidente, tra l'altro è nata anche questa, ecco, intanto vediamo anche il sito, è la pagina Facebook di Autismo Abruzzo Onlus, avete anche un sito tra l'altro di riferimento, tra l'altro c'era anche, abbiamo visto, poi faremo vedere anche meglio la locandina, c'è un evento di riferimento che ci sarà tra qualche giorno, ma intanto vediamoci il sito, eccolo qui, Autismo Abruzzo Onlus, che è nato da poco poi questo sito, associazione. L'associazione è nata nel settembre del 2013, sono praticamente 5 anni, siamo nel 5º anno di attività e pur essendo relativamente giovani, però possediamo all'interno delle esperienze importanti, perché insomma mia figlia ha 22 anni, ma anche i soci fondatori hanno ragazzi di coetanei di mia figlia, e abbiamo rappresentiamo 145 famiglie abruzzesi e provengono un pochino da tutte le parti della regione Abruzzo, ci sono bambini, ragazzi e adulti, quindi abbiamo una conoscenza a tutto tondo delle difficoltà a livello regionale, con delle competenze specifiche in ciascuna ASL, in ciascun territorio. La vera nostra ricchezza è questa, perché siamo in grado di individuare i problemi grazie alle segnalazioni che ci arrivano dalle famiglie. Le associazioni, a nostro parere, devono servire esattamente a questo, cioè a acquisire le informazioni dal territorio, dalle famiglie, e far presenti le esigenze alle istituzioni. Soprattutto da quando c'è questa legge nazionale, è importante essere uniti e far sì che le istituzioni vengano chiamate a garantire ciò per cui esistono. Però è ancora un po' un universo nebuloso, non soltanto insomma l'autismo in sé come definizione da dare della disabilità, ma l'universo delle associazioni e soprattutto poi del legame o meno con la ASL, perché poi insomma dobbiamo parlare di questi centri che esistono in Abruzzo, del modello L'Aquila, e perché non si possa attuare anche nel Teramano questo modello L'Aquila. Però noi ci andiamo a vedere l'altro backstage di Tommy e gli altri, ci vediamo proprio il 2.0, poi andremo in pubblicità direttamente, rientreremo insomma per continuare a parlare della settimana della consapevolezza dell'autismo e ovviamente anche dei progetti in relazione a questi centri che insomma sono all'Aquila, un altro è nato adesso, insomma abbiamo ancora molto di cui parlare, vediamoci Tommy e gli altri. Come back to me. Give me all your loving and you'll set me free.
fare il bagno? No. A tutto. Eccoci qui per la seconda parte di 45 giri, l'Abruzzo si tinge di blu. Si tinge di blu per l'autismo. Siamo con Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus. Tra l'altro prima si scherzava anche su questo blu, no? Si tinge di blu, blu adesso è il colore, insomma, da qualche anno corrispondente, insomma, all'evento, alla giornata, alla settimana, insomma, della consapevolezza sull'autismo, però in realtà, insomma, i colori sono molteplici, legati a questo, come del resto sono molteplici, insomma, le sindrome all'interno di questo spettro autistico, come abbiamo ricordato prima. Allora, una particolarità, il colore blu è stato scelto dall'ONU perché c'è il simbolo dell'autismo, perché l'autismo ha la prima caratteristica, quella più evidente, è la difficoltà della comunicazione. La maggior parte delle persone con autismo non riesce a comunicare, a parlare. Il primo sintomo è l'assenza del linguaggio. Il colore blu è il colore della comunicazione. Quindi il blu è stato scelto proprio a questa motivazione, quindi per caratterizzare. Diciamo prima che a margine della, cioè iniziato con un colore, con il blu, ma si sta arricchendo molto, soprattutto la nostra regione, di iniziative, di attività che vanno sempre più nello specifico e vanno sempre più nel dettaglio delle iniziative. Ci sono, dicevamo poco fa, a livello regionale, a livello locale, iniziative molteplici da parte di istituzioni, da parte di associazioni. Mi piace ricordare l'impegno dei Vigili del Fuoco di Teramo, perché ci hanno accompagnato nelle due occasioni, il 2 aprile in Piazza Duomo e il 4 in occasione della proiezione del film, con la loro squadra, con una luce blu che ci ha accompagnato, insomma, in questa iniziativa. Lunedì hanno illuminato il Duomo di Teramo, il campanile in Piazza Martiri, è stato meraviglioso, sicuramente uno dei momenti più intensi, perché appunto mi illumino di blu, era questo un po' l'evento di lunedì 2 aprile, che è stata la giornata, appunto, il lunedì dell'angelo, tra l'altro, quest'anno, quindi si sono unite le due cose, la Pasquetta, insomma, per la giornata della consapevolezza sull'autismo. Però allora, abbiamo detto, quindi c'è un modello L'Aquila, vogliamo spiegare questo modello L'Aquila, sì, cosa consiste? C'è un modello L'Aquila sull'autismo? Sì, c'è un modello L'Aquila sull'autismo che secondo me è una conseguenza diretta del fatto che esiste nella nostra regione, a sede all'Aquila, il centro regionale di riferimento per l'autismo, appunto dal 1997. 20 anni di esperienza, circa 10 anni di attività operativa della Casa di Michele, del Centro per l'Autismo, hanno determinato delle esperienze importanti, soprattutto perché quei ragazzi, quei bambini che sono stati inseriti, tra cui anche mia figlia, oggi sono diventati adulti, è stato necessario avviare un percorso, un'evoluzione dell'attività riabilitativa. E questo ha permesso sull'Aquila di sperimentare una collaborazione netta fra la ASL, l'Aquilana, la cooperativa di gestione e la nostra associazione, anche altre realtà come l'esempio di Prato, le ha permesso l'inserimento nella vita reale di questi ragazzi più grandi, anche dei piccoli, dove durante le attività settimanali hanno attività come il maneggio, la piscina, piccole escursioni, attività di acquisto nei centri commerciali, addirittura la condivisione, grazie al Comune dell'Aquila, di appartamenti, dei progetti case, per cominciare a sperimentare in via embrionale le prime vite, diciamo, in autonomia in un appartamento. E questo a noi piace chiamarlo durante, cioè si inizia a piccole dosi, piano piano, a far sì che questi ragazzi acquisiscono, diciamo, competenze specifiche per la vita propria da adulti. Il modello L'Aquila è questo, e ci piace proiettarlo un po' più avanti e immaginare che una parte
del grande patrimonio immobiliare della città esistente, sia diciamo frutto dell'intervento post-sisma, ma anche del recupero di tante abitazioni al centro storico di proprietà comunale, possono essere destinate a una sperimentazione più, diciamo, più marcata, più nutrita, che possa anche dare sfogo a dei progetti di weekend respiro. Questo weekend respiro si dice, si accenna, si tratta molto bene anche nel film che citavamo prima. Le famiglie con autismo, l'autismo non è solo una condizione che investe il ragazzo, la persona, il figlio, ma è una condizione che invade totalmente il nucleo familiare, ma anche il primo anello, il secondo anello della famiglia. Cioè non è nessuno immune di questo. Allora, avere la possibilità di un weekend di respiro, cioè un sabato e domenica nel quale tuo figlio ha un amico, un operatore con cui fare delle attività molto gradite, come quella delle passeggiate, escursioni, attività che diano supporto e beneficio a queste persone, e allo stesso tempo permettere alla famiglia di avere una giornata normale, di respiro. È un progetto molto ambizioso che secondo me sull'Aquila è facile da attuare, semplicemente perché avendo immobili di proprietà pubblica speriamo che possano essere utilizzati con dei costi, diciamo, abbastanza contenuti, e ci permetta di sperimentare. Se funziona, come tra l'altro a piccole dosi già sta funzionando, è fatto il modello L'Aquila, quindi noi potremmo offrire all'intera regione, alle famiglie che hanno queste esigenze, l'alternativa alla discarica degli esseri umani, cioè un percorso condiviso, inclusivo, intensamente inclusivo, perché è proprio nella città, nella comunità, coinvolgendo tutte le associazioni cittadine che offrono, c'è una vedialità particolare sull'Aquila e su Teramo di associazioni sempre molto presenti e anche molto qualificate. Quindi prendere tutto ciò che c'è di meglio nella nostra esperienza, metterla a sistema, in sinergia. Ecco, forse è questo che manca un po' il sistema anche nel Teramano, perché magari tante associazioni, che poi, ecco, voi siete associazioni, non siete cooperative, voi non gestite nulla. Sì, questa è una caratteristica nostra. Tra l'altro sottolineiamolo questo. Perché... sì, noi abbiamo fatto una scelta dalla nostra Costituzione, anche perché frutto di esperienze passate, sia mie personali che di altri soci. E quando noi ci siamo costituiti come associazione nel 2013 non c'era nessun provvedimento di legge, non c'era nessuna disposizione che tutelava in maniera netta le persone con autismo. Oggi fortunatamente abbiamo questa legge regionale che è stata molto criticata all'inizio, però adesso sta dando i primi risultati. Adesso dal gennaio del 2017 abbiamo l'applicazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, che all'articolo 60 citano proprio le persone con autismo. Quindi ci sono delle tutele, almeno a livello legislativo, normativo, nette. Questo, a nostro parere, permette che associazioni come la nostra, come le altre che, insomma, che si impegnano senza erogare direttamente servizi, possano pretendere, possano avere un'interfaccia molto incisiva nei confronti delle istituzioni, ASL, Regione, che hanno competenza diretta, e pretendere il rispetto delle norme. Ci siamo fatti promotori di iniziative anche abbastanza decise, come i ricorsi abbiamo un nostro, siamo fieri e orgogliosi di una collaborazione molto proficua con l'avvocato Gianni Regnini, che è il nostro referente, che è consulente, che a titolo gratuito ci assiste le famiglie che hanno necessità di percorsi di questo tipo. E abbiamo dimostrato che queste norme hanno effetti tangibili per le persone con autismo. Quindi assolutamente occorre perseguire una strada maestra, che è quella di pretendere l'erogazione dei servizi riabilitativi, così come prescritto dalle indicazioni nazionali. Dico, non solo fino a una certa età. No, perché la legge. Poi, tra l'altro, ecco, esatto, cosa sì, dice? La legge non specifica età, non ci sono, perché l'autismo. Non è che si arriva a 12 anni, 13 anni, allora è un conto. No, ci sono queste cose, capitano, le sentiamo purtroppo tutti i giorni. Noi stiamo attraversando una fase di adeguamento normativo, cioè la comunicazione all'interno dei vari livelli istituzionali purtroppo è farraginosa e lenta. Quello che è stato imposto a livello regionale, a livello nazionale dalla legge nazionale, è arrivato nella nostra regione. La nostra regione Abruzzo
con la delibera di giunta regionale 437 del luglio 2017, ha recepito l'indicazione nazionale e ha dato specifiche disposizioni a tutte le ASL. Ancor prima il commissario della sanità, allora commissario D'Alfonso, fece proprio un comunicato specifico alle ASL. Purtroppo questa comunicazione, queste disposizioni arrivano con lentezza, con ritardo agli uffici periferici, alle strutture territoriali, e quindi l'applicazione delle norme richiede purtroppo troppo tempo, ecco. Quindi noi dobbiamo essere vicini alle famiglie, dobbiamo essere vicini alle istituzioni affinché il flusso di comunicazione sia un po' più efficace, magari anche stimolante. E parliamo di questi progetti estivi. Sì, progetti estivi, un esempio molto, molto, molto bello, ecco, che racchiude il termine modello L'Aquila, è il progetto estivo. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo delle immagini su questo progetto estivo 2015. Sì, allora dunque, sempre per cercare di dare un'attività diversa ai ragazzi un po' più adulti, si è sperimentato all'Aquila, ormai questo è il quarto anno, che l'applicazione degli interventi riabilitativi in un contesto che non sia esclusivamente quello ambulatoriale o quello comunque di una struttura circoscritta, ma all'aperto, quindi con passeggiate, con escursione, con attività di gruppo, ha permesso un'evoluzione molto, molto marcata, molto evidente delle autonomie di questi ragazzi. E il rapporto, diciamo, di grande fiducia con i loro operatori ha permesso quindi di sperimentare sempre più cose e di accrescere sempre di più queste attività. E questo ha determinato il fatto che in estate, con la chiusura della scuola, questi ragazzi riescono ad avere una continuità assistenziale, aumentando per molti di loro l'attività riabilitativa dalle 3 ore quotidiane a 6 ore, quindi riuscendo anche a garantire una giornata piena per i ragazzi e una giornata praticamente libera per le famiglie, quindi è un senso di un beneficio a tutto tondo per il sistema familiare, perché dicevamo prima, chi ha la condizione imposta dall'autismo non è solo la persona direttamente coinvolta, ma tutto il nucleo familiare. E ogni anno questi ragazzi con gli operatori si sono, diciamo, digeriti migliaia di chilometri, il Campo Imperatore, la Cascata delle Marmore, una volta a settimana al mare. Sono attività davvero innovative che, a nostro parere, nella nostra ricerca non ha uguali nella storia del nostro paese italiano. Quindi siamo i primi a fare cose di questo genere. Sarebbe bene che queste attività venissero replicate magari anche nel Teramano, perché sì, abbiamo delle famiglie che ovviamente lamentano l'assenza di servizi appunto specifici durante le vacanze scolastiche. Come assolutamente, infatti noi abbiamo anche provato lo scorso anno a elevare delle richieste specifiche alla ASL di Teramo, al dottor Fagnano e al dottor Profeta. Ci furono dei contatti con gli organismi accreditati esistenti sul territorio, ma un po' per difficoltà di ambito, diciamo, di profilo amministrativo, proprio di norme, perché c'è questa strana situazione che se viene chiesto, cioè l'operatore convenzionato, le strutture private esistenti nella nostra regione sono tante e anche qualificate, sono comunque imbrigliate da delle norme molto stringenti all'interno delle quali non si permette non è così banale, diciamo, estendere le attività e differenziarle. Viceversa, quando una struttura è gestita direttamente dalla ASL, con personale della ASL o comunque personale sottoposto a regole della ASL, è più agevole, come l'esempio aquilano e come l'esempio di Prato La Peligna. Ecco, Prato La Peligna che poi si inaugura proprio, si è inaugurata quest'anno. Sì, Prato La Peligna credo che fra pochi giorni faranno un evento celebrativo dell'avvio a un anno dall'avvio dell'attività. Prato La Peligna sostanzialmente è la prima replicazione del modello L'Aquila, e io, quando noi parliamo di modello L'Aquila, ci riferiamo al modello ASL Aquila, cioè tutta la provincia dell'Aquila. E so che esistono, c'è l'intenzione da parte della ASL, ovviamente è un'intenzione della ASL, ma è anche una, diciamo, direzione abbastanza netta e chiara tracciata dalla norma nazionale e regionale, quella di aprire altre strutture analoghe a quella aquilana di Prato La Peligna in aree dove questo servizio è carente, immagino l'area della Marsica e altre zone. Purtroppo
La provincia dell'Aquila è molto estesa, poi ha un certo territorio molto particolare, quindi, però a Prato della Pinigna questa esperienza è stata replicata e sta dando ottimi risultati. Le famiglie sono soddisfatte, hanno avuto a Prato dei problemi causati dalla burocrazia, da percorsi farraginosi. C'è stata pure qualche qualcosa. Sì, sono state delle complicazioni. Ci sono state diverse cose fin dall'inizio, ma anche in itinere, perché per esempio per 15 giorni la ASL è stata costretta a sospendere l'attività in autotutela per rispettare delle prescrizioni elevate dai NAS che hanno verificato alcune inadeguatezze della struttura, sia in ordine amministrativo che di ordine pratico. Non conosco i termini, però dopo 15 giorni, anche grazie alla attentissima azione del sindaco Antonio Aredinino, si è riusciti, anche grazie alla disponibilità del dottor Dordera della ASL dell'Aquila e al professor Marco Valenti, certo, del CRRA, con un paio di giorni insomma hanno trovato il bandolo della matassa. C'è stato qualche poi anche sentenza o tra consigli di Stato, trattare consiglio di Stato poi che ha quasi bloccato all'inizio l'attività, però. Allora, c'è una particolarità che va, quello che è accaduto è questo, che rispecchia praticamente, è una fotografia reale, concreta, di quello che accade sistematicamente nella nostra regione. C'è due mondi, due visioni, due approcci. Quello che noi definiamo modello L'Aquila è quello che è il modello classico, quello che esiste da tanto tempo nella nostra regione. Il modello che vede il gestore pubblico, cioè la ASL, collaborare con realtà presenti sul territorio, individuate specificatamente, è un modello dinamico che permette di adattarsi alle esigenze di piccole comunità, di questi operatori e di queste persone che evolvono nel tempo all'interno dei centri, quindi assicurando progetti estivi, assicurando coinvolgimento con le scuole, insomma assicurando una ricchezza davvero molto preziosa di attività. L'altro sistema, l'altro modello, quello, quello tipico, quello classico, purtroppo è imbrigliato e quindi non permette l'arricchimento o l'inserimento agevole di iniziative diverse. Questa è una difficoltà per una disabilità. Che per esempio si vive a Teramo, ma si vive un po' da tutte le parti, nel senso che è una sofferenza per le famiglie, per i ragazzi, per gli operatori, per gli organismi, per le strutture, per le aziende convenzionate, perché loro sono terra di scontro, terra di confine. Perché intanto prego la regia magari di riuscire a vedere altre immagini di questi progetti estivi che sono davvero molto belli. Abbiamo visto questo collage di foto, magari vediamoci quello più recente che ci ha portato Dario Verzulli, che del 2016, mentre scorriamo insomma e continuiamo a parlare appunto, ecco, vediamo le immagini di poi tutte le associazioni e la Casa di Michele, ne abbiamo, l'abbiamo ricordato prima, dunque, che vede coinvolta appunto l'associazione Abruzzo Autismo Abruzzo Onlus. E dunque, perché a Teramo, tra l'altro siamo in conclusione tra l'altro di trasmissione, perché a Teramo non si può replicare il modello L'Aquila? Cosa bisogna fare per replicare il modello L'Aquila a Teramo? Dunque, noi come abbiamo proposto, il passo magari non è così lontano, insomma. Non lo speriamo davvero, perché è un aiuto enorme per i ragazzi, per le famiglie e anche per gli operatori stessi, perché si permette agli operatori di lavorare con una serenità e con gli strumenti assolutamente non disponibili in aree abbastanza contenute. Portare un ragazzo a fare la spesa per una famiglia è un sogno, quindi può sembrare banale, ma è il primo passo per. Allora, noi come lo scorso anno abbiamo già contattato Fagnano e Profeta per questa iniziativa, lo faremo di nuovo. Siamo assolutamente a disposizione con le realtà presenti sul territorio per dare il nostro contributo come esperienza, come coinvolgimento, come quello che è possibile fare, perché ripetiamo, noi non offriamo nulla, noi diamo semplicemente assistenza e possiamo anche sostenere economicamente con le risorse che riusciamo a raccogliere questa iniziativa. Laddove sarà impossibile, cercheremo di replicare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, perché per alcuni ragazzi in via sperimentale su Teramo l'abbiamo fatto utilizzando delle strutture esistenti extra percorso riabilitativo,
magari ampliando l'offerta dei servizi e il numero degli utenti. Quindi noi siamo a disposizione, ecco, cerchiamo di prodigarci nel migliore dei modi. È molto faticoso, è molto coinvolgente, ma insomma non ci possiamo tirare indietro. È molto faticoso, indietro. Ma sei un papà che, sì. Che insomma sono 22 anni che lotti contro insomma questo disturbo che, insomma, che poi tra l'altro fin da piccolino si fin da piccolini comunque un disturbo tra l'altro che è anche è un po' sessista al contrario, perché, nel senso che, perché privilegia, tra virgolette, va a privilegiare i maschietti piuttosto che le femminucce. Sì, questa è una statistica che vede, diciamo, abbastanza netta e chiara. Credo che non ci siano ancora chiare le motivazioni, insomma, per le cui cause. I maschi sono numericamente, diciamo, i 2/3, anche più, sono, diciamo, di sesso maschile. Quindi le donne sono in questo senso, diciamo, più rare. Ecco, Virginia è una non solo autistica, ecco, sì. Certo, andiamoci a vedere tra l'altro un evento prossimo, non abbiamo ricordato, che coinvolgerà appunto anche l'Aquila, l'autismo, disabilità gravi, appunto, dove sarà spiegato il modello L'Aquila. Eccolo qui, questo è insomma, la settimana prossima. Sì, questo è il 12 aprile, abbiamo proposto insieme ad alcune associazioni cittadine che, insomma, che ci stanno aiutando, insieme al Comune dell'Aquila che ha concesso il patrocinio. Ecco, sarà presente anche il sindaco. Sì, ci sarà il sindaco Biondi, ci sarà il manager della Sordera, ci sarà il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il professor Rossi, ci sarà Marco Valenti che è il direttore del Centro Regionale di Riferimento, la professoressa Monica Mazza che è una docente dell'università. Insomma, è un incontro molto tecnico che dal quale noi auspichiamo venga fuori con maggiore chiarezza questo modello L'Aquila, cioè le tappe proprio concrete che possono condurre da qui a poco tempo le famiglie a sperimentare un durante e dopo di noi. Questa è la nostra ambizione. Certo, e se possiamo anche rivedere il sito poi di Autismo Abruzzo Onlus, perché poi tra l'altro, velocemente se non sbaglio, sulla home c'erano anche visualizzati gli altri eventi, eccoli qui. Sì, sabato facciamo... La partita del cuore, vabbè, questo è proprio l'evento prossimo. Sì, di sabato, di domenica 8 aprile. Potete vedere, si vede anche Tommy, tra l'altro la locandina, insomma, del film, del docufilm, sì, dicevi. Dicevo che mi piace ricordare anche nel sito, vedete lì c'è un filmato, la quarta immagine è Letizia, la sorella di Virginia, che è stata invitata a Napoli al TEDx, dove ha proposto un talk e ha raccontato la diversità vista da una sorella. La sorella di Virginia. Ed è stato un evento molto significativo, perché è la prima volta che un fratello, una sorella, gli inglesi chiamano siblings, cioè i fratelli, maschi e femmine, coinvolti direttamente. E la percezione, la spiegazione che dà Letizia del diverso della sorella dovrebbe essere, secondo, non perché è mia figlia, ma dovrebbe essere inserita probabilmente nei libri, cioè dovrebbe essere proprio di esempio per tante persone, perché ci sono tanti adulti che non riescono a raggiungere quella profondità. La sorella ha fatto sì che questa passione si sia sempre più ingrandita, sino a ricevere un pensiero analitico quasi illuminista. Virginia, il papà si commuove, sì. Il papà si commuove, noi ci lasciamo così con questa commozione di Dario Verzulli, che oltre ad essere il presidente di Autismo Abruzzo Onlus, insomma, è il papà di una ragazza, in questo caso, che parla della sorella Virginia, che ha questa problematica purtroppo, e che però insomma ci piace pensare che sorride la vita un po' come tutta la famiglia, pensare che è una bellissima famiglia, e stiamo sforando con il tempo addirittura d'arrivo, però lasciamoci con quel messaggio, magari col messaggio di Letizia. Sulla diversità. Il messaggio è questo, è che non esiste una normalità, non esiste un concetto di ordinario, dobbiamo porci nei confronti del nostro prossimo sempre con grande capacità d'ascolto e di accoglienza. Sono certo che con questa modalità riusciamo a comprendere da chiunque, sia esso disabile che non, il messaggio più vero e più profondo, quindi massima apertura e massima attenzione.
ascoltare il prossimo senza nessun pregiudizio, e questa è la chiave vincente del nostro rapporto nei confronti con le famiglie. Grazie a Dario Verzulli, presidente dell'Autismo Abruzzolos, grazie ancora per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Grazie. Noi con 45 giri invece ci ritroveremo per un altro appuntamento. Una buona serata a tutti.